Buongiorno e ben ritrovati in studio per la rassegna stampa. Cominciamo come sempre dal nostro giornale La Nuova del Sud. In apertura sempre i temi legati al petrolio. Operai come merce di ricatto, Eni ed ARPAB finiscono sotto tiro. La commissione di inchiesta ieri a Tecnoparco insiste. Controlli ambientali inadeguati e sulla CIG monta la rabbia del Movimento 5 Stelle. I sindacati dicono sviluppo e sostenibilità possono coesistere a patto di rifuggire dai ricatti lavoro o morte. Sotto l'apertura si parla degli operai forestali appesi ad un filo perché non c'è nessuna certezza sulla data di inizio dei cantieri, ma la regione rassicura. E poi il dramma degli LSU, una platea di dimenticati, circa 400 persone senza un modesto salario di 500 euro da gennaio. Nel taglio centrale la politica prove di scissione nel PD dopo l'esame del quorum domani a Potenza alla sinistra Dem si conta, Speranziani e Pittelliani sempre più distanti, resa dei conti alle comunali. E poi si parla di Matera, la città cerniera che si proietta nel futuro, il piano strategico territoriale per la modernizzazione. Nel Barese sgominata la banda degli assalti ai bancomat lucani e a Potenza sì ai turchi, si punta al riconoscimento dell'UNESCO. In basso lo sport, nuoto, Acerenza centra il bis, bronzo sui 400 agli assoluti e poi hockey a 1, Sinus Matera Corsara, blizza Follonica in gara 1 dei playoff. Andiamo avanti con la Gazzetta di Basilicata, anche qui in primo piano c'è lo scandalo petrolio, la commissione sui rifiuti bacchetta, Regione e ARPAB, ieri l'ispezione a Tecnoparco sul centrolio, si faccia presto. Oggi il Presidente Bratti illustrerà i risultati del monitoraggio in un incontro in prefettura a Potenza, critiche al sistema dei controlli sulla filiera del petrolio in Basilicata e c'è attesa per la relazioni, ma oggi è anche il giorno di Gemelli che sarà ascoltato in tribunale a Potenza e poi nella fotonotizia la Val d'Agri, il dilemma improponibile salute o occupazione, si parla naturalmente ancora di petrolio, SOS dall'indotto, noi senza lavoro, sale la polemica, il Movimento 5 Stelle denuncia il ricatto della cassa integrazione. Regione, forestazione entro giugno, via ai cantieri e a Pisticci, Corte dei Conti, condannato Savino, ex presidente ASI. A Matera, mercato del sabato, scoppia l'ira degli ambulanti. In Val d'Agri, ticket sanitari sull'esenzione, anziani penalizzati. In basso, turchi al risparmio, ma ci sarà una mascotte, festa di San Gerardo, presentata l'edizione 2016. Concludiamo con il Quotidiano del Sud, il titolo di apertura, tanti dubbi sul monitoraggio, la commissione parlamentare sulle ecomafie a Tecnoparco, Bratti dice gli organi di controllo pubblico probabilmente non hanno funzionato. In mattinata l'interrogatorio di Gianluca Gemelli e poi si parla di ambiente, discarica, nessun divieto sull'acqua, vertice in regione, inquinamento a La Martella a monte. Gassificatore nuova richiesta a Bernalda, l'impianto sarà realizzato nell'area SIN. I vertici dell'AIAS contro la UIL, chiesto un incontro in regione, vertenza in atto, credito di 900.000 euro. A Viggiano 4 ore di sciopero alla Elbe, andiamo a leggere qualche altro sommario, a Ferrandina, comunali, PD e sinistra scelgono di candidare Martoccia, scelta condivisa per la lista civica. A Rionero il Prezioso resterà chiuso, alunni in altre scuole, ieri l'assemblea con il sindaco. A Potenza, parata dei turchi, c'è anche la mascotte, solo 3 i quadri, aperte le iscrizioni per chi vuole partecipare come figurante, si chiama Wagliò ed è un leone, presentate tutte le novità dell'edizione 2016.
E abbiamo concluso, l'informazione sulla Nuova TV torna con il nostro TG delle 13:50. Grazie per l'attenzione, buona giornata.